Allora siamo pronti, Fedele contro tutti, il direttore Enrico Fedele in diretta su Marte, eccezionalmente al martedì anziché il mercoledì. C'è la sigla? Eccola, no, niente sigla. Allora salutiamo il governatore del Vomero. Direttore, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno, sei al Vomero, via Scarlatti? Sono al Vomero, non mi sa la sigla. Senza sigla, però aggiornaci, li hanno rimesse le luminarie o non ancora? Ancora no, ma dovrebbero rimetterle. Una cosa che è clamorosa. Nelle traverse di via Merliani ci sono, ma non sono state mai tolte. Sigla, sigla! Fedele contro tutti. Il filo diretto con Enrico Fedele. Come si è rifatto subito, eh? Ecco, mi sono subito rifatto, potete chiamare liberamente. Al novantesimo. Lo 081-6363-63 se avete qualcosa da dire al direttore Enrico Fedele. Però prima di aprire le linee, caro direttore, facciamo molto piacevolmente una parentesi su Osimhen e sulla sua mascherina, che è stata realizzata dall'ortopedia Ruggero, che è un partner storico del nuovo Napoli De Laurentiis. A questo proposito salutiamo il dottor Roberto Ruggero, che è in diretta con noi. Dottore, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Salve, buongiorno. Il direttore Enrico Fedele sull'altra linea, che le faccio buongiorno, salutare. Dottore, innanzitutto. Buongiorno direttore. Allora, innanzitutto, ciao. Complimenti, abbiamo visto delle foto di questa maschera che serve per proteggere il viso dell'attaccante del Napoli dopo l'intervento che ha avuto. È stato complicato realizzarla, dottor Ruggero? No, non è stato complicato, perché ne facciamo tante. È chiaro, quando la fai ad Osimhen l'attenzione è maggiore, c'è una pressione mediatica maggiore, ma insomma, per noi è il lavoro quotidiano, insomma, realizzare ortesi. Poi eravamo mirabilmente diretti da Canonico e da Tartaro, e quindi quando hai due partner del genere che lavorano con te, le cose vanno bene, cioè. Ecco, ricordiamo il dottor Canonico, il medico ufficiale del Napoli, Tartaro è il chirurgo che ha operato, esatto, sì, che ha operato Osimhen. Ma qual è il materiale usato, che avete scelto per questa mascherina per Osimhen? Kevlar e carbonio. È quello che solitamente si utilizza in questi casi, sì, o sì, c'è sì. Qualcosa di particolare? No. I processi produttivi sono standardizzati e sono questi qua. E come ha visto, perché immagino più volte avrete incontrato Osimhen per regolarvi, no, sulla mascherina, affinché fosse perfettamente comoda, risultasse comoda per il giocatore, come lo ha visto? Ah, ma lui è fortemente motivato, dipendesse da lui secondo me andrebbe in campo anche oggi pomeriggio, quindi sta benissimo, è fortemente motivato, è un bravissimo ragazzo, ci tiene molto a giocare, ci tiene molto al calcio a Napoli, quindi sotto questo aspetto nessun problema. Deve stare solo adesso un po' fermo, nel senso che adesso con la maschera deciderà Canonico quando, certo, riaggregarlo alla squadra, e poi ci sono i tempi della biologia per l'ossificazione, no? Quindi per la guarigione, e questo poi sarà Tartaro a decidere quando sarà pronto per poter rientrare in campo. Ecco, l'ultima domanda, poi la lascio magari una curiosità anche il direttore Fedele, ne approfitto ancora, dottor Roberto Ruggero, gli chiedo per quella che è la vostra esperienza, abbiamo chiarito che Canonico, quindi il Napoli, che deciderà come e quando far rientrare il calciatore, però le chiedo, per quelle che sono le vostre esperienze, quanto tempo c'è bisogno affinché poi una persona, un paziente, si abitui a questa a quelle maschere del genere? No, a visuare si abitua subito, ma questo gli consente adesso di allenarsi, di riprendere il lavoro in gruppo con la squadra, se lo decide Canonico. Poi c'è il tempo tecnico della guarigione, certo. Di solito sono 90 giorni, ma questo lo decide Tartaro in base alla clinica, in base agli esami che gli farà fare. Tartaro e Canonico decideranno quando il calciatore sarà pronto. Direttore Fedele, una domanda, una curiosità. Domanda, prego, prego. Una domanda, caro dottore. La difficoltà, almeno da quello che leggevo, era che questa mascherina, l'appoggio superiore, doveva andare proprio in quella parte che è stata danneggiata molto, e quindi poggiando su questo fatto poteva portare delle situazioni complicate. Consideri che tra l'ingegnere Ruggero
il dottor Carrubba, che poi ha costruito materialmente la maschera, il professore Tartaro e Canonico, insomma c'è stato un continuo scambio. Sì, ho capito, ma non metto in dubbio questo. La gente adesso sa che cosa pensa? Dice, ma sta buono. No, dottore, adesso lui praticamente può incominciare a correre, poi bisogna vedere un domani quando deve colpire di testa o ci quando può avere un contrasto. Deve ossificarsi. Ci vuole un quindi un primo passo è stato fatto, è stato realizzato il tutto in una maniera siamo ottimale. A metà dell'opera, diciamo così. Bravo, sono d'accordo con lei al 100%. Dottore, non vorrei che ci fosse un grande entusiasmo quando invece ci vuole una grande calma, perché adesso bisogna che l'osso vada a ossificarsi e bisogna poi vedere come reagisce psicologicamente il ragazzo al trauma, al contratto o all'elevazione. No, sotto questo aspetto non credo ci siano problemi, avendolo conosciuto, ma le ripeto quello che le ho detto prima, i tempi della biologia vanno rispettati. Sono d'accordo. Dottore, io intanto faccio ancora i complimenti all'ortopedia Ruggero, che è uno sponsor, o meglio, non uno sponsor, un partner storico. Esatto. Ma ne era parecchio, partner, ma molto, molto, mi sembra sono 13-14 anni. Esatto, no, 13 mi ricordo anni. Che ci siamo rivolti anche noi con dei nostri giocatori per dei plantari, mi ricordo ancora, punto di riferimento per tutti, l'ortopedia Ruggero. Io saluto il dottor Roberto Ruggero, grazie, buona giornata, buon lavoro. Grazie soprattutto a voi, buona giornata, grazie, auguri, buon Natale. Direttore Fedele, andiamo di nuovo in pubblicità rapidamente, poi filo diretto, va bene? Sei pronto? Ciao, sei ciao, carico? Vuoi, come sempre, ciao ciao. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Fedele contro tutti. Il filo diretto con Enrico Fedele. Anche detto l'ambasciatore del Vomero. Ancora buongiorno, direttore. Ciao. Allora, buongiorno. Prima di partire con le telefonate, anzi da questo momento potete chiamare liberamente lo 081-6363-63, numero storico di questa emittente qui, Radio Marte. Se avete voglia di chiacchierare calcio, il direttore Fedele, per te prima un messaggio di Joe. Bello diretto, se ne frega, evidentemente l'amico della partita che invece è molto importante domani sera ti chiede per Fedele un difensore che prenderebbe a gennaio. Io prenderei Brenner del Torino. Anche io. Anche io, solo che il Cairo è bottega cara, quella di Cairo. Mi hanno detto non facevo di soldi, ma il Napoli cercherà di fare un colpaccio come la parte con Villasso, spendendo poco, ma minima spesa, massima rissa. Ma perché lo chiami Anguillas? Detto, parliamo, ma non per offesa. Delle volte scherzo sui nomi proprio perché faccio delle provocazioni, ma mai per offendere, mai. Al telefono Claudio, buongiorno. Buongiorno ciao, al direttore. Ciao. Buonasera. Allora, io credo che dopo una vittoria di questo, adesso il nostro andamento è in salita. Per evitare il flusso asintotico una volta su una volta giù, chieda un addetto ai lavori. Insomma, le aspettative per questa rosa, per questa squadra, considerato che possiamo solo migliorare visto che abbiamo tantissimi assenti e tra l'altro anche i migliori, quale può essere per la stagione, visto che Spalletti comunque ha già dimostrato di essere una garanzia e con la penalizzante di stare ancora in corsa in Europa League. Ascolto in diretta e vi abbraccio. Ciao Claudio, grazie. Ma il progetto è... Allora, io sono sempre chiaro, lo sapete e non mi nascondo. Se voi pensate che il Napoli possa lottare per lo scudetto, io non ne sono convinto, anzi, su questo sono scettico. Però il mondo è fatto di sogni, il calcio. Se non ci fosse il sogno, non ci sarebbe il calcio. Quindi noi abbiamo preso in corsa l'ultima... posto dell'ultima vettura, dell'ultimo treno che si poteva fare sperare, e l'abbiamo preso. Come l'abbiamo preso non mi interessa, l'abbiamo preso. Se non l'avessimo preso sarebbe stata veramente una situazione critica, perché dovevamo guardarci indietro, pena un campionato ottimo all'inizio e che oggi invece era un campionato deficitario. Oggi noi siamo là secondi a 4 punti dall'Inter, che è una squadra secondo me più forte della nostra, ma la mia paura, come io ho detto che gli assenti erano un alibi
per chi non vuol capire, erano un alibi, nel senso che erano delle concause, non la causa. Perché oggi come oggi noi abbiamo visto che la squadra operaia, la classe operaia va in paradiso. Ripeto un articolo, un titolo che ha direttore, fatto oggi. Direttore, abbiamo pochi minuti, domani risposte più stringate. Già te l'ho detto, scudetto no. Possiamo lottare per il quarto posto. Entro il quarto, il terzo, il quarto posto. Benissimo, Ciro, buongiorno. Buongiorno direttore, ciao. Direttore Fedele. Sì. Sì. Eccolo là, allegro l'amico. Ora ora di pranzo succedono queste cose. Allora dopo ti pranzo. No, ha pranzato, ma chiama al nord, magari. L'amico ha pranzato presto. Ti chiede un altro nostro ascoltatore via WhatsApp, Godin. Beh, era una pernacetta? Sì, Godin che è fuori piacere, rosa al Cagliari. Queste cose mi piacciono, vedi? Perché sono delle cose che praticamente anche goliardiche, sì. C'è un solo fatto negativo. Ma no, direttore, non dico così, sennò poi facciamo la raffia. C'è un fatto negativo, che l'anonimato è figlio della conigliera. Hai ragione. Allora, ti chiede questo amico, via, anche lui anonimo, però via WhatsApp, ti chiede se Godin, che è fuori rosa al Cagliari, se farebbe al caso del Napoli. Godin mi piace come etimologia della parola. Ecco, andiamo da Raffaele al telefono, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno, ciao, a voi. Ciao, no, volevo fare una domanda diretta al direttore. Le piace l'attaccante dell'Udinese, Beto, sì, se non erro si chiama? Beto. Piace, ma mi piace il lo mi prenderebbe? No, no, come seconda punta dopo no. Petagna lo prenderebbe? No. Al posto no. di Petagna, no. Petagna e Beto. Al posto di Petagna. Ciao Raffaele, grazie. Ma è un ragazzo che ha le caratteristiche di Osimhen. Petagna denigrato, Petagna non sa fare nulla. Però Petagna è di una utilità unica, quindi è un'alternativa agli attaccanti del Napoli. Osimhen mi sembra più giocatore di questo ragazzo. No, io mi immagino un incontro, una passeggiata al Vomero dei due amici Anghissà e Osimhen, che sono belli grossi, e incontrano incontro a Via Scarlatti il direttore Fedele. Andiamo da Gennaro, buongiorno. Ciao Massimo, sono Gennaro da Milano. Ah, ciao Gennaro. Buongiorno. Ciao, direttorissimo. Gennaro il milanese, prego. Fare auguro per un buon Natale a tutti voi. Auguri. E al direttore, personalmente. Grazie Gennaro, cerchiamo di riprendere Notte Azzurra, vediamo di fare una petizione. Attenzione che Gennaro, pure essendo milanese, pranza presto, per cui già ha dato col bicchierino. Milanese, Massimo. Non cominciamo con la solita tiritera. Io sono napoletano doc, anche anzi sono di Pozzuoli. Andiamo, viva Pozzuoli. Io dico sempre sono Gennaro da Milano. Vabbè. Andiamo alla domanda, Gennaro. Massimo, una cosa solo, non essere troppo fiscale con il direttore. Un po' di mi provoca, ma non ci riesce. Io sono vaccinato 3 volte. È bene, direttore. Lo sai, ultimamente mi hanno detto su chi si vuole vaccinare dopo la terza volta. E io ho detto: mi date una dose di d'alessandrite? E me l'hanno data. Grande. vai Gennaro, vai. Secondo lei, ma il Napoli lo prende l'esterno sinistro e chi lo deve prendere? Ciao Gennaro, grazie. Un difensore e un esterno sinistro lo deve. Allora deve andare via un altro calciatore? No, chi va? No. Ormai Goulam è un ex calciatore, mi dispiace, ma è così. Questo dispiace anche a me, un amico da Paligi ti scrive: attenzione direttore, stia tranquillo perché le pernacchie portano bene. Torniamo al telefono, Antonio con noi, buongiorno. Ciao, buonasera direttore, comunque sei sempre il numero uno, mi permetto di darle del tu. Direttore, un'informazione, ma Armando Izzo in difesa non potrebbe servire visto che è ai margini del Torino? Ciao Antonio. Grazie. Ho capito. Sarebbe l'idea, guarda, Armando è un ragazzo che crede molto e non mi rendo conto come Juric non lo faccia giocare, però ha un difensore centrale fortissimo. Bremer è il giocatore che mi ha colpito di più, dico la verità, come giocatore. Qualcosa si è rotto, forse i contratti, i cambi di procuratore, questi ragazzi delle volte è come Icaro,
vogliono volare, andare vicino al sole e hanno le ali di cera, si squagliano. Ancora al telefono Vincenzo, buongiorno. Buongiorno. Ciao Vincenzo. Io è da tempo che volevo prendere un po' la linea per parlare col direttore. No, ma non puoi parlare, devi fare solo una domanda. Vince, qua abbiamo i secondi contati. Perché è sempre cattivo col Napoli? Voglio dire, deve essere un pochettino più bravo. Vincenzo, io non sono cattivo, tutt'altro. Io sono tipo cattivo nel senso, voglio dire. Mi chiamano perché dopo 40 e passa anni devo trovare la mia esperienza su certe situazioni. E io non posso dire tutto è bello e tutto è chiaro. Quando vedo le cose che non vanno, le dico. Questo è il mio punto di vista. E poi ti voglio dire una cosa, Vincenzo, una cosa che ti farà piacere e ti auguro per il Santo Natale questa cosa. Sai il tuo nome in francese che significa? Mm-hmm. Scusami, prego. Vin sans eau, vino senza acqua, che è il meglio che ci sta. Ti auguro questo, di essere un bel falso. Vabbè, anche questa citazione del direttore Fedele, e chiudiamo con l'amico Luca, buongiorno. Massimo, buongiorno direttore. Ciao Luca. Buongiorno. Faccio la domanda al personaggio. Direttore, ma lei ha detto che il Napoli addirittura non deve usare l'alibi della causa mancanza dei giocatori infortunati, che addirittura è da retrocessione. Direttore, ma il Napoli a Milano non ha fatto una grande partita. Il signor Ibrahimovic ha fatto solo un colpo di testa. Meno male. E al centro dell'area c'era un ragazzo che si chiama Rachmani, che si è alzato da imperatore. Allora, ascoltami bene, Luca. E così finiamo e ci sentiamo poi per gli auguri. Domenica è stata un'impresa, ma se tu pensi che quella squadra là, lo botte che è diventata Jorginho, Camara è diventato Koulibaly o Jesus, siamo fuori vista. Il miracolo è che una volta, quella squadra là non faceva manco quarto posto. Ci vogliono mettere in da bomboniere. Altra volta, va bene. Direttore, va benissimo, direi. Grazie, un abbraccio. Alessandro, ciao. Viva il direttore Fedele, viva il Vomero, viva lo shopping natalizio con o senza luminarie. Battuti a parte, un saluto, un ringraziamento speciale a Luciano De Santis, ha curato la parte tecnica, voi tutti per l'attenzione. Non ci sono aggiornamenti sul fronte esito tampone, il secondo di questa mattina effettuato al capitano di Napoli Lorenzo Insigne, ve ne daremo in corso d'opera nel corso del pomeriggio, e poi alle 19 in punto torneremo ad informarvi con l'edizione serale di questa trasmissione, che termina in questo momento. Lascio spazio, microfono, studio, cuffie agli amici di Very Good. Da parte di Massimo D'Alessandro è tutto, ciao.